Siamo in Basilicata, dove si coltiva l'aglianico del Vulture e in modo particolare nella parte nord della Basilicata, in pieno Appennino meridionale, alle pendici del Monte Vulture, che è un vulcano spento, che è alto circa 1327 metri e che con la sua attività eruttiva ha caratterizzato in maniera significativa tutta l'area del Vulture. Questo sia da un punto di vista pedologico che da un punto di vista climatico. Qui si trovano le condizioni migliori per l'allevamento della vite dell'aglianico del Vulture. Perché si chiama aglianico? Ci sono varie discussioni su questo. Molti lo accostano all'ellenico e quindi ritengono che ci possa essere una trasformazione dell'ellenico in aglianico durante il periodo aragonese. La doppia L viene letta come gli e quindi ellenico diventa eglienico e quindi diventa aglianico. Ci sono anche altre interpretazioni di questo nome. Infatti la Biancastelli alcuni anni fa tirò fuori una interessante ipotesi, quella di considerare l'aglianico come A, come alfa privativo, glucose, cioè un vino senza zucchero. E questo per sottolineare il carattere duro e la tannicità di questo vino. L'aspetto importante del vulcano aglianico del Vulture è che attraverso le sue eruzioni, attraverso la lava e attraverso il deposito delle ceneri, ha significativamente caratterizzato questa pedologia. Infatti il tufo vulcanico svolge una funzione essenziale, potendo attraverso la sua porosità assorbire molta acqua e quindi funzionare di riserva idrica. I nostri contadini dicono che le zone migliori sono quelle dove c'è il tufo che allatta. Ecco, questa è una definizione secondo me straordinaria che in poche parole dà caratteristiche e significato a tutta l'area del Vulture. Perché? Perché durante il periodo estivo, quando noi abbiamo una stagione molto calda, molto siccitosa, che può durare anche per 40-60 giorni, questa riserva idrica diventa fondamentale. L'aglianico del Vulture infatti ha un ciclo vegetativo estremamente lungo. È un vitigno che è piuttosto tardivo nel suo germogliamento per poter sfuggire ai freddi primaverili, alle gelate, ma ha poi una chiusura del suo ciclo addirittura alla fine di novembre. Ecco, un ciclo vegetativo estremamente lungo. La natura e l'uomo hanno selezionato nel corso dei secoli questo vitigno, l'aglianico del Vulture, che ha caratteristiche straordinarie. Per sua natura deve essere estremamente ricco di tannino, perché questa è la molecola che consente alla pianta di poter preservare il suo frutto in tempi e in epoche particolarmente sfavorevoli da un punto di vista climatico. Solo in fase di maturazione può finalmente cominciare a sfaldarsi, altrimenti avremmo vini estremamente tannici, estremamente astringenti. Ecco, questa è una caratteristica dell'aglianico del Vulture. Ecco, in un perfetto bilanciamento tra la tipicità e la bevibilità, noi possiamo avere un grande aglianico del Vulture. L'aglianico del Vulture è un vitigno normato da un disciplinare. La caratteristica fondamentale di questo disciplinare, che è stato rinnovato nel 2008, è quello di essere un vino costituito da un unico vitigno. Ecco, il vino aglianico del Vulture è costituito per il 100% da uve aglianico del Vulture. Abbiamo anche la versione aglianico del Vulture superiore, che è la DOCG, anch'essa del 2008, che a sua volta si suddivide in due declinazioni. L'aglianico del Vulture superiore, che è quello che si forma a 3 anni, e l'aglianico del Vulture superiore riserva, che è quello a 5 anni. Il vino può essere immesso alla commercializzazione dopo circa 1 anno, quindi entro il mese di settembre dell'anno successivo alla sua vendemmia. Mentre nell'aglianico del Vulture superiore, e qui parliamo della denominazione di origine controllata e garantita, che è stata normata nel 2008 per la prima volta, è caratterizzato dall'immissione al commercio dopo 3 anni, dopo quindi 1 anno di affinamento nel legno e 2 in bottiglia. Mentre l'aglianico del Vulture superiore riserva è 2 anni nel legno e 2 anni in bottiglia, prima dell'immissione in commercio. Come possiamo abbinare questo aglianico del Vulture? Sicuramente con la cucina tipica tradizionale della Basilicata, della nostra Lucania, quindi con i primi piatti fatti in casa, con sughi di agnello, oppure con gli arrosti o con la più famosa selvaggina. Ecco, sicuramente è un compagno ideale per piatti importanti e per cene che possano unire gli amici in un comune sentimento, l'amore per questo vitigno e la Lucania.